ha mai fatto l'attrice per un film? No, assolutamente. Sarei stata molto contenta, ma non ho proprio la stoffa per farlo. Sì, sono un'attrice di teatro, adesso sono in scena all'Licantropo con Tempo Pessimo per votare. Che cosa terribile, un tempo pessimo, noi speravamo in un tempo meraviglioso, stiamo a Napoli. Questo cinema alla Rai, omosessuale, passerà mai? Ma non solo il cinema, è il concetto di omosessualità che dovrebbe, insomma, avere un po' più di campo anche in tutte quelle che sono le manifestazioni culturali della Rai. Però dei passi avanti si stanno facendo. Quando io ero agli inizi della Rai non si poteva nemmeno nominare la parola omosessuale. L'attore, mai e poi mai. Nella vita tutti quanti vorremmo andare in televisione o fare del cinema. Primo piano, secondo piano, terzo piano, magari pure il terrazzo. È quello quando uno diventa una star, si folleggia. Però la verità è che se sei omosessuale e lo vai a dire, diventa difficilissimo. E se poi vuoi raccontare una storia omosessuale, lesbica o transessuale, la cosa è ancora più complicata. Eppure a Torino, da 29 anni... Mattia è il disegnatore e Elsie è... la ragazza che ha scritto la storia prendendo, diciamo, intervistando me, chiedendo informazioni in giro ad amici per mettere insieme la storia in base ai racconti delle persone che hanno conosciuto Ottavio. Ottavio, Mario Mai, era trattino è il mio compagno, è mancato 20 anni fa e quindi lì c'è, in quel libro c'è la storia di Ottavio, dalla sua nascita alla sua morte. Poesia, cinema e fumetto, una grande confusione. Mi piace questa storia, ma in qualche modo tu sei un uomo del sud che finisci al nord e un bel po' di anni fa si mette a fare una rappresentazione del cinema gay insieme all'uomo che ami. C'è qualcosa che non capisco in questa storia, me la spieghi? Te la spiego in due parole. Negli anni 70, primi anni 70, io mi sono dal profondo sud, provincia di Lecce, mi sono spostato al profondo nord, a Torino, e è lì che ho conosciuto Ottavio Mai, mio compagno per 15 anni, sino a quando poi è mancato nel 92, e quindi da 40 anni che vivo a Torino, e insieme a Ottavio abbiamo nell'86 inventato il Festival del Cinema Gay, che porto avanti nonostante la sua assenza oppure con la sua presenza. A estrema e limpida testimonianza dell'onestà intellettuale di Ottavio, della sua infinita curiosità, delle sue stupefacenti intuizioni, anche se questo pesa, il peso gravido è insostenibile. Il Film Festival Cinema di Torino è il più importante d'Italia in qualche modo per quanto riguarda le tematiche omosessuali, anche perché è il più antico e il più completo da tanti anni che va avanti. È il più longevo, il secondo più longevo al mondo, il terzo dopo San Francisco e Los Angeles arriva a Torino. E per l'Europa è il primo. E mentre in Italia le tematiche omosessuali in politica, in televisione e al cinema sono difficili da trattare e non c'è distribuzione per i film omosessuali, in qualche modo questi film festival cominciano a fare cultura. Nei primi anni 80 qualcosa è stato pubblicato in Italia, è uscito nelle sale d'Italia, certo molto poco rispetto a quello che passa nei festival, Festival di Torino, Milano, eccetera. Finché ha aperto il Festival Torino l'anno scorso, in Day Out, che ha vinto anche il Festival a Giffoni, un film bellissimo che per le sale andrebbe benissimo, per tutti, non solo per i gay, ma per tutti. Purtroppo in Italia non è uscito nelle sale.
ci andrebbe una nuova rivoluzione, ma finché non c'è una vera rivoluzione in Italia su tutti gli aspetti, credo che anche questa tarderà. C'è un altro grande problema: per avere un minimo di successo il cinema omosessuale finisce per essere a gay morto. Ma l'happy end, tipicamente hollywoodiano, lo potremo mai vedere premiato una volta tanto? Diciamo che quando è incominciato il nostro festival nel 1986, il punto di partenza era proprio quello. Insomma, quei pochi film che uscivano in Italia erano con tanti stereotipi, piuttosto che con tanti assassini. Qualcosa poi è cambiato, ma effettivamente, come tu dici, gli happy end in Italia raramente arrivano. E anche nel mondo? No, nel mondo anche, sì. Il mio preferito però è un altro: il compleanno di Marco Filiberti. Ah, una bella Lolita omosessuale, una bella tragedia wagneriana che te fornisce con l'eterosessuale morto schiattato. Insomma, non sono d'accordo. Parliamo di lesbiche. Le lesbiche in qualche modo fanno anche loro cinema in prima persona e in terza persona, fanno audience o continuano a essere soltanto una fantasia pornografica dei maschi eterosessuali? Allora, le lesbiche fanno poco cinema e questo è un problema. Non so, non vorrei dire esattamente qual è. Perché non succede questo, ma sicuramente ci andrebbe un po' di cinema a tematica lesbica interessante, importante. Quest'anno però ce ne sono due: La vita di Adele, che è francese franco-tunisino, e quello italiano di Emma Dante. Non ho visto nessuno dei due ancora, ma ho visto un altro molto bello e interessante che tu non hai visto, anche se fatto da un uomo, cioè da Rocco Papaleo. Nel suo film Una piccola azienda meridionale c'è la storia che, secondo la mia interpretazione, attraversa tutto il film, una storia di due donne molto bella e molto raccontata molto bene, con una certa delicatezza, con una certa normalità. Un bel film, e la storia lesbica dentro quel film è la cosa più importante a tematica lesbica che è stata fatta in Italia. Negli occhi il cinema, nelle mani l'amore. Una vita dedicata alle proprie passioni, perché la vita è passione.